Comincia mercoledì 15 marzo 2017 il corso di formazione sulla metodologia IAN e sostegno dell'allattamento al seno, rivolto a ginecologi, pediatri, psicologi, ostetrici, infermieri, assistenti sociali. Un corso della durata di 3 giorni e per l'esattezza il 15, 16 e 17 marzo, organizzato dall'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta insieme ad Allattamore. Oggi è il primo giorno di un trittico per la preparazione degli operatori per l'allattamento al seno, ma anche per i corsi di accompagnamento alla nascita. Riteniamo fondamentale non solo l'allattamento al seno, ma anche i corsi di accompagnamento alla nascita delle future mamme, nel contesto della ottimizzazione del percorso nascita. È per questo che il Dipartimento Materno-Infantile si è fatto carico di sottolineare questo momento formativo, proprio invitando autorità in campo nazionale e sollecitando la partecipazione degli operatori, perché nell'ottica della ottimizzazione del percorso nascita, questo riteniamo sia un momento fondamentale. Insieme agli incontri di accompagnamento alla nascita, l'allattamento al seno è uno dei temi affrontati durante il corso di formazione. Si inizia infatti con una conferenza dal titolo La via lattea, l'allattamento nella letteratura, nell'arte, tra miti e realtà, nell'aula convegni dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Allattamore è un'associazione che ormai ha 2 anni di vita, che ha tra i suoi obiettivi la promozione della salute e il sostegno dell'allattamento al seno. In seno alle attività organizzate per il 2016 e che sono anche approdate nel 2017, abbiamo pensato di fare una conferenza dal titolo La via lattea, l'allattamento tra miti, folklore, letteratura ed arte. Questa conferenza fa parte di un progetto dal titolo appunto La via lattea e quindi oggi vogliamo parlare non soltanto agli addetti ai lavori, quindi a tutti gli operatori del Dipartimento Materno-Infantile dell'ASP che si occupano di allattamento e che lo promuovono, ma anche alla cittadinanza, alle mamme che frequentano il corso di preparazione al parto, proprio per divulgare questa cultura dell'allattamento.